Savoia. Ieri, per Aspettando Macete, che avevamo sentito Hey Jude in versione El Tram de Opcina, che faceva El Tram de Opcina, tutti sa che è nato un po' disgrazia, e che finiva col strabiliante coro na 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 scorcola. Ma non è l'unico brano che i Beatles che utilizzano con delle canzoni triestine. Adesso vi ho fatto sentire anche Obladi Oblada, che era ovviamente un omaggio col testo de Caro Bebè te ga ragion. Caro il mio bebè mi so te ga ragion, zecchino gabori e remissio. Mio marise bon e se tre volte bon, ma la domenica al me onzi col baston. Mi col mus, mi col mus, mi col tram, tram, devo esser volato ma. Mi col zuf, mi col zuf, mi col pan, pan, devo esser volato ma. Abbiamo visto che c'è anche una pergola per te. Quindi caro bebè, vieni a servola con me, se te porto me. Caro il mio bebè, mi so te garaggio, zecchino gabori e remissio. Mio marise bon mese tre volte, bon ma la domenica al meonzi col baston. Che già questa questione, il mio marise bon mese tre volte bon ma la domenica al meonzi col baston, se siamo sempre chiesti, questo marito, no? Così buono. Dopo c'è una versione che i medisi, lombarda o piemontese, che non mi ricordo, che il baston su un modo per dire un'altra roba. Quindi de domenica lui prende la donna e la rende felice, presumo. Oppure questa qua, de domenica, dici sa cosa, mi dopo questi 6 giorni me ne vado e la va a fare un giro. Non l'avevamo ancora capito, sicuramente non lo aveva capito neanche i Beatles. Non che la canzone Obladi Oblada avesse più senso di questa, però... Vola con me, se te porto me. We are living the Hunchback family, Hunchback family, Hunchback family. We are living the Hunchback family, Hunchback family. They go bon sul paion. Hunchback family, Yellow Submarine. Mi credo che Ringo Starr, pur de potersi rigirare nella tomba stasera, e se spara un colpo. Gomagna. Sugheto con le sepe. Senza bavarioli. E adesso ho la camisa piena de... Macete! Sono quasi in difficoltà dalla quantità di meraviglie contenuta in questa puntata di oggi. Come vedete, la prima intervista al nuovo sindaco di Piazza, siamo andati appunto in Piazza Unità a fare un giro con lui per capire le sensazioni a caldo, ma avemo anche Luca Marsi che affronterà proprio il tema del ballottaggio. Dopo aver seguito tutte le dirette con lui, finalmente avemo alcune informazioni riguardo questo ballottaggio dal suo punto di vista. Non mancherà anche una nuova rubrica sull'ecologia. Trump che parla di ecologia, sembra un poco assurdo, ma Trump parlerà di ecologia e vi spiegherà della sua nuova app per dove buttare le scovazze. Informazioni che potrà molto essere utili. Ma c'è una piccola novità che veramente che teniamo col cuore, e c'è questo qua. Se questo ambiente discoteca, che mi non ve posso ancora anticipare,
ma sicuramente vi emozionerà tantissimo perché è il futuro, questo rappresenta il futuro della musica. So che tante volte l'ho detto e parlavo del tepano, ma in questo caso qua dove veramente concentrarvi e inchinarvi davanti al guru della discoteca e della musica giovane che sta arrivando. Benvenuti in questa puntata di Macete post elezioni. Finalmente finisce il silenzio elettorale e finalmente arriva il silenzio anche mio, che vi lascio cominciare con questa intervista. Buongiorno e benvenuti. Finisce oggi il silenzio elettorale e siamo qua col nuovo sindaco di Trieste, Insomma, dai. Roberto Di Piazza. Congratulazioni per questo quarto mandato. Grazie mille, guardi, per me veramente è sempre come la prima volta. Io non voglio dire cose veramente, non voglio dire niente contro chi è arrivato secondo, anche perché anche secondo è una bella posizione, sai, caro Russo, anche secondo. Non devi arrabbiarti perché sono stati secondi anche Luca, secondo Matteo, secondo Giovanni, mi pare, non mi ricordo bene. Però insomma anche loro sono stati secondi. E Però quindi tu va ti bene comunque. ricorderai anche chi era primo in quel caso. Cari amici, Trieste Caffè Corretto, un saluto del vostro Luca Massi con la nuova rubrica del titolo Sempre sul pezzo. Da che cosa vi chiederete voi la nuova rubrica si differenzia dalla vecchia rubrica? Da niente! Volendo quindi stilare una classifica anche per come si è andata queste elezioni, lei come l'ha vissuta? Ma Come la guardi, vedi? se vogliamo instillare proprio questa classifica, possiamo dire tranquillamente che primo Roberto Di Piazza, secondo Francesco Russo e contorno la terza, capisce questa cosa? Contorno. Sarà Contorno la contento terza, adesso di venire bellissimo. incontrare. Sono... Contorno la terza, dopo il dolce sceglieremo, ma abbiamo già scelto il bicarbonato che è Bandelli, insomma, Per che al digerire. posto di essere il delfino del sindaco è diventato il guatto testone, capito? Sì, mi ricordo. Sondaggio del giorno. Secondo voi, Francesco Russo, dopo aver perso 5 anni fa il ballottaggio interno al PD per le amministrative locali ed aver perso dopo 5 anni il ballottaggio per sindaco, cosa perderà tra 5 anni? A. I baloncini. B. La paletta col seccio di sabbia. C. La pazienza. D. La fiducia in se stesso. Cosa le ha portato qua direttamente in comune come primo ingresso del Allora, come quarto primo ingresso mandato? della bellezza abbiamo pensato che veramente riportare un po' di Natale nella nostra città, un Natale che deve durare sempre, ricordiamoci che deve durare sempre, ecco, portiamolo avanti, guarda come copre bene la città, Quindi il primo guarda la progetto bellezza, è il primo portare progetto gli è alberi in alberi. Piazza Unità, siamo a metà Per favore, ottobre, forse allora per prima. per favore Cernecca, non diciamo cose inesatte, lei ha detto alberi, ma le lucette? Alberi e lucetta, perché insomma si ritorna alla tradizione con il vostro sindaco che è ritornato. Alberi e lucetta non mancheranno mai, e questa è una cosa veramente Ma bellissima da dire. andiamo a vedere i risultati. 77% ha risposto ai balloncini, 76% paletta e resto acqua. Ma andiamo avanti con le notizie del giorno. Infatti, se chiedevimo se avessi vinto la sinistra, come sarebbe stato il Nadal? Ecco, questa è una domanda importante. Ha visto che questa notte c'erano tutti questi tiri dappertutto, sti Tiri, camion, dei tir. tir, plurali di tiri, insomma, tutti questi. Veramente anche lei, però, che mi ferma per queste cose Le scusi, sbagliate che no, i dice. tiri, Allora, tutti vabbè. questi tiri che c'erano fino giù, che arrivavano dappertutto, di cosa erano pieni? Ecco, era la sinistra che aveva già ordinato e aveva fatto portare il linoleum per coprire tutta Piazza Unità, capisce? Aveva rinnovato, c'erano almeno 10 tir per fare il linoleum di Piazza Unità Nuova e altri 10 tir per fare i neon di Piazza Unità, Adesso dove c'è questi capisce? camion Capisce? Adesso esattamente? sono fermi perché li abbiamo fermati, che non è una cosa bella questa cosa qui, di portare i tir del linoleum, dai, Ma no, per che schifo, favore. cioè Piazza Unità con Linoleum, ma È non una credo che cosa voleva fare una roba del tipica genere cosa qui, delle coi sinistre, tir. tipiche cose delle sinistre.
Mugia, il sindaco Polidori indice una raccolta di vestiario per i meno abbienti. Alla domanda, come mai, caro sindaco, questo meraviglioso gesto di misericordia? Il sindaco ha risposto, per ottimizzare i tempi, così arrivo a buttare tutto in scovazzone in un colpo solo. Commozione generale, slocare in lacrime, Robetti col groppo in gola, Fedriga sognante e malinconico. Gigi D'Agostino, ed è subito Svezza. Per due comunioni, due cresime, due feste del pensionamento. Gigi D'Agostino. E adesso vediamo quali saranno le proporzioni del nuovo albero che prepariamo per il Natale di adesso, che sarà una roba bellissima questo Natale. Ecco, mi dica lei come devo spostarmi, il tecnico capisce. Eccoci, mi sbasso, eccolo qui. Copre abbastanza la piazza, insomma. È positivo così. Bravissimo, bravissimo. Dove butto sta roba che non so neanche cosa fare, già? Aspetta che mi sono le barche. Siamo sempre quando devi chiamare Melania, se vevo. Pronto? Sì, stavo buttando via le ultime robe. Ti ho detto, sono un ticket che ha fatto tutto quel condotto in Casa Bianca, amica mia, eh? Ieri robe di tutti i tipi. Pizze che ho trovato 2 anni fa, Melania, veramente. Adesso devo buttare, non so dove buttare la roba. Rifiutologo, se la app, rifiutologo. Buon Dio, guardo l'app, ciao, ci sentiamo dopo, ciao. Allora, cerca un rifiuto, andiamo su cartone di pizza. Cartone per pizza sporco e spuzzolente che era là di 2 anni. E chi credeva che andava nell'organico? Dopo che avevamo Bambolotto qua, che era mio figlio che giocava con Biden dei giovani, che era Bambolotto di Biden dei giovani, e dove va? Andrà nella plastica sto qua, per forza. Giocattoli non elettronici, che sto Biden era ancora un Biden giovane e non aveva ancora il pacemaker, se no era elettronici. Centro di raccolta rifiuti ingombranti, insoliti, pericolosi, perché tutti sa che Biden è pericoloso, se no c'è anche le prenotazioni per servizio clienti, ad esempio al numero 800-955-988, chiamata gratis, c'ho anche, figo! Oh, eccolo qua, polistirolo, questo quasi per imballare le robe, polistirolo per imballare le robe, dove buttiamo che non si scrive nessuna parte polistirolo? È in plastica, va! Polistirolo va in plastica, andiamo in plastica! Guarda che figo, se anche per fare col codice barre, qua abbiamo la bottiglietta, codice barre, scansione a codice de barre, metti sopra, eccolo qua, vediamo? Tampo di plastica, imballaggi di plastica, contenitore stradale blu di plastica. Quindi qualsiasi roba che mi viene in mente posso trovarla nel rifiutologo di dove metterla. Andiamo a cercare Biden, eh? Biden, Biden. Beh, Biden non viene, però. Bidè! Beh, ma è uguale, mettiamo nei sanitari, se figon. E se anche sto servizio figon che passa ciò i rifiuti ingombranti, ma è fighissima sta roba. Pronto a Cegas? Sì, un rifiuto ingombrante? Se passi su. Rosol Melania, se passi su. A ciò. Sì, adesso che Dio che prepari, sul tappeto, va bene? Dio, ciao, buongiorno. Pronto, Melania? Dica a tua mamma che va di fuori della porta, che faccio fare un viaggetto, che è tanto tempo che la voleva. Sì, mettila sul tappeto, mettila. Ti tranquilla, lasciala là. Ciao, ciao. Non preoccuparti, tranquilla. Figoncio, tutto funziona bene. Devo dire che veramente sto rifiutologo. E ciò di ruggini? Dove vai ciò di ruggini? Fammi cercare. Ciò di ruggini. Lei mi ha fatto vedere una proporzione di un albero di Natale Bravissimo, assolutamente senza limiti. bravissimo, bravissimo. Come se è possibile che venga installato qua a Trieste? Allora, ne faremo di quelli senza limiti, ne facciamo 10, gli altri con limiti. Comunque questa cosa è molto bella perché ho parlato con Bucci Bucci, si ricorda che c'era il mio Bucci Bucci che andava Mi in giro? ricordo. Bellissimo, e abbiamo fatto questa cosa. Grazie carissimo, un saluto. E allora abbiamo fatto questa cosa stupenda, che adesso arriveranno queste navi della costa, che ha Sì. chiamato Bucci Bucci, e arriverà questa costa opulenta, che è questa qui, la costa opulenta che Opulenta, ma da quando esiste la costa opulenta? porta gli alberi di Natale. Non sarà la sola, perché dopo bisogna portare anche le lucette. Abbiamo chiamato altre 2 navi della costa, che è la costa senza vergogna, e la costa talmente tanto che con quei soldi che davimo in maniera all'Africa, che queste sono le tre Sì, ma penso che occupa navi, tutto il fianco della nave un nome del le genere. tre navi che devono arrivare. Che tu sei monti, che tu sei al mare, da Gigi D'Agostino devi andare.
Notizie di cronaca, il signor Mikko Slonz, di età 77 anni di Basovizia, e la sua consorte Ida Prignavec in Slonz, di età non dichiarata, si recavano in zona Santa Croce per far visita all'amico ritrovato dopo 35 anni, Igor Tomic. La coppia per errore si ritrova in una strada senza uscita. A questo punto la Ida, rimproverando l'incauto guidatore, esclama la consueta frase di scherno: «Ciao Tandul, vara che siamo finiti a casa di zia Ici!» Colpo di scena! Era veramente la casa di zia Ici! Tutto è bene quel che finisce bene! Ma è il momento di parlare anche di monumenti adesso, beh, se capisce che con il nuovo sindaco Roberto Di Piazza, che ha il suo quarto mandato, che poi ci sarà un altro sindaco e dopo di nuovo Roberto Di Piazza quinto mandato, Roberto Di Piazza sesto mandato, altro sindaco, Roberto Di Piazza settimo mandato, Roberto Di Piazza ottavo mandato, altro sindaco, Roberto Di Piazza nono mandato e Roberto Di Piazza decimo mandato, una cosa bellissima. E adesso chiudiamo con il secondo sondaggio per capire quanto siano ancora apprezzate le lezioni. Cosa preferite? Ballottaggio o colonscopia? Ecco le cose che cominceremo a cambiare, signori, adesso che sarò sindaco per la prima volta. Saranno queste cose dei cartelli che ci sono per la strada, capisce? Questa cosa qui, ecco, uno arriva qui, cosa pensa? Pensa male della città, perché prima cosa che vede è via della Meuda Vecchia. E non è una cosa bella, capisce? Bisogna cambiare i cartelli, signori, e quant'altro. Ecco, questa via cosa ci insegna, caro Cernecca? Come dice il detto? Chi lascia la Meuda Vecchia per la nuova sa quello che sente ma non sa quello che trova, capisce? Queste sono cose molto belle, è importante dirlo, capito? Perché anche il nostro paese è bellissimo adesso che sono di nuovo sindaco, che sono stato 2 giorni che non ero sindaco, è una cosa bellissima veramente. Tutti quanti da Thirst Town Mag ascolta solo Gigi Tagle. Il 78% degli intervistati ha risposto convintamente colonscopia, 20% ha risposto ballottaggio e il vizioso 2% rimanente ha dichiarato: se potessi far tutti e due! E qui cosa siamo per mostrare? Ecco questa cosa, vede? Questi qui saranno i monumenti che abbiamo deciso di mantenere, perché vede tutti questi qui viola che abbiamo messo, saranno per il futuro, ecco, il nostro ringraziamento a Lupi, Umberto Lupi, che ha dato veramente tante bellissime canzoni alla città, e quindi questi qui diventano i monumenti a Lupi. Ecco, caro Cernecca, vedi com'era già tutto, già scritto nella storia. Vedi com'era tutto già pronto, la quarta volta, tesoro, la meraviglia, guardi. Già qui ci dicevano come andava tutto, vede? C'è scritto capo di piazza di sopra e questa è una cosa che ha veramente un senso. Grazie, tesoro, grazie, caro, mi raccomando. Il sindaco, ciao, nuovo tesoro, lei? Ciao, tesoro, ciao, che meraviglia. Tanti, tanti, ma grazie tanti, mille, tantissimi mille, complimenti. Grazie, meraviglioso, il mazzo soprattutto. La bellezza, grazie, grazie, grazie. L'importante, vedi, la signora ha detto meraviglioso il mazzo, perché questa è una cosa che bisogna sempre avere di occhio nella vita, avere un bel mazzo da portare in giro, capisci? Gigi D'Agostina ed è subito Svezza. Ma se fermo, dai, vieni con aiutami. Ah, col sindaco, dai. Col sindaco di Trieste. Tutte. Buona fortuna. Bellissimo. Grazie. Grazie, grazie signora, bellissimo. Ciao ragazzi. Ciao, d'India. Macete è un programma evidentemente prodotto da Le Culatte. Mole. Zeccio di Rosini. Ha 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 ha